Pace e bene a tutti. Santa giornata. Bene, dopo il buon ripasso che avete fatto, tuffiamoci alla riscoperta dei due frutti che vedremo oggi, che sono appunto l'umiltà e la mitezza. Tranquilli che l'omelia non dura il doppio, sono due, ma il tempo è sempre quello. E stiamo parlando di frutti dello spirito, quindi non di sforzi volontaristici nostri, ma di qualcosa che Dio fa nel cuore di chi lo accoglie e cammina con lui. Partiamo dall'umiltà. Lo spirito di Dio plasma il nostro cuore e lo rende più umile. Ma penso che prima di capire cosa fa Dio, dobbiamo capire di che stiamo parlando a livello umano, perché forse sull'umiltà abbiamo un po' di confusione. Allora, cosa vuol dire essere umili? Vuol dire, direbbe San Paolo, avere una piena consapevolezza di sé. Cioè vuol dire, so il mio valore, la mia dignità di persona e sono consapevole dei miei limiti e dei miei pregi. Quindi non mi identifico né con gli uni né con gli altri. E la consapevolezza di sé legata alla verità, cosa vuol dire? Che io so che ho dei limiti, li riconosco, non mi frustro per questo, quindi l'umiltà non è quella forma di disprezzo, di avercela sempre con sé, di lasciarsi calpestare, non è questo. Sono consapevole dei miei limiti e non mi identifico con loro. Cioè della serie faccio schifo perché non riesco in sta cosa. No, non riesco, l'accolgo, è un'occasione per farmi aiutare e fa parte di me, cercherò di crescere. Dall'altra parte non è neanche una sopravvalutazione di sé, cioè a volte noi tendiamo a identificarci con i nostri pregi e tendiamo poi a metterci sopra gli altri, da qui la superbia, che vuol dire mettersi sopra, quindi né sotto né sopra, la giusta valutazione di sé. Questa è l'umiltà corretta, ordinata, e dobbiamo partire di qui. Se una persona ad esempio sa fare una cosa, sai fare una torta e uno ti dice che fa, la fai la torta? No, io non la so fare. Falla, ce l'hai tu sto talento, la sai fare tu, che qual è il problema? Viceversa, chi sa fare la torta? Io, magari non l'hai mai fatta, lascia stare, ok? Adesso l'umiltà, quindi, che è la giusta consapevolezza di sé, per svilupparla e viverla ci viene in soccorso il buon Dio. Perché? Perché in fondo noi abbiamo una giusta collocazione di noi stessi dal momento in cui entriamo in rapporto con Dio. Perché? Perché San Francesco direbbe: ognuno è tanto quanto davanti a Dio. Io quando apro il mio cuore alla grazia e mi metto davanti a Dio, mi metto in una giusta posizione, perché innanzitutto mi scopro creatura e non creatore, quindi non sono io l'assoluto, ma è qualcun altro molto più grande di me. Quindi mi aiuta ad essere un po' più piccolino, a ridimensionarmi. A volte, sapete, tendiamo a diventare alcuni palloni gonfiati. Purtroppo ci sono persone che neanche hanno iniziato a parlare già sanno cosa vuoi dire, cosa gli avresti detto, e ti danno già risposta, che non si è manco capaci di ascoltare gli altri. No, giusta collocazione davanti a Dio. Lui è creatore, io sono la creatura. Mi riconosco piccolo e quindi ho bisogno di Lui e mi affido a Lui, e da qui nasce la fiducia, la relazione concreta con Dio, l'obbedienza e lasciarmi guidare dalla sua parola. Sapete, la superbia tante volte, sapete dove ci frega? Quando le cose vanno bene nella vita, tante volte ci allontaniamo dal Signore e poi ritorniamo quando vanno male, cioè pensiamo in certi momenti di non averne così bisogno. Allora l'umiltà ti fa riconoscere piccolo, bisognoso di Lui, e soprattutto ti fa sentire amato, quindi ti puoi accogliere senza frustrarti per i tuoi difetti, perché ti senti profondamente amato. A questa giusta collocazione di noi stessi, l'umiltà che cosa ci aiuta a fare nei confronti degli altri? A farci piccoli, cioè a metterci poi a servizio, perché gli altri, diciamo così, siano meglio di noi. Quando un genitore aiuta a crescere il figlio, che cosa vuole? Che il figlio diventi migliore. Ve lo racconto con una storia e concludiamo con l'umiltà. Una volta un re voleva vedere Dio e chiedeva a tutti i suoi consiglieri: fatemi vedere Dio. E dice: ma come lo facciamo vedere? Sapendo che c'era un suo servo, un contadino cristiano, lo mandò a chiamare e gli disse: senti, so che tu dici di aver incontrato il Signore, fammelo vedere. Maestà, non si può vedere con gli occhi del corpo, però se vuole posso farle vedere ciò che ha fatto. Vabbè, ok. Allora gli disse: maestà, mi dia i suoi vestiti? Lui era dalla campagna, tutto zozzo. Il re: come, i miei vestiti? Sì, mi dia i suoi vestiti. Ma vuole vedere cosa ha fatto? Me li dia. Vabbè, il re si spoglia, gli dà i vestiti, il povero contadino si toglie i suoi, glieli dà e si scambiano gli abiti. E il re dice: beh,
Questo ha fatto il Signore, dice. In che senso? San Paolo ai Filippesi, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Fattosi uomo, si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Vedete, l'umiltà vera la vediamo all'opera in Dio e opera nel cuore di chi accoglie Dio. Pensate, Dio in fondo per venirci incontro si fa piccolo per renderci come Lui. L'Onnipotente si è ristretto, diciamo così, e si è fatto bambino. Ancora oggi l'Onnipotente si restringe e nell'ostia, diciamo simpaticamente, si fa panino. Cioè, per venirci incontro, Dio si fa piccolo per rendere grandi noi. Ecco poi l'umiltà che cosa diventa. Ho consapevolezza di me, mi so piccolo, bisognoso di Dio, mi riscopro come un dono e mi dono. Secondo frutto, ma lo vediamo in breve, è la mitezza. Già qualcosa ce l'ha detta Padre Angelo. Di per sé la mitezza, anche qui puliamo un attimo il campo, la mitezza non è quel lasciarsi calpestare, quel non dire mai la tua, quel farti portare tipo cane al guinzaglio dalle opinioni di tutti. Non è questa roba qui. La mitezza, il termine che usa San Paolo, è prautes, che in greco vuol dire affabilità, dolcezza, assenza di violenza. Capite bene allora che cos'è la mitezza? La mitezza è quella forma di affabilità, quell'assenza di violenza, soprattutto nelle relazioni, che ti porta a saper stare nella verità, a saper dire le cose senza degenerare in un atteggiamento violento, orgoglioso, scontroso. Perché avete sentito le beatitudini? In fondo, cosa ci ha detto Gesù? Felice chi è mite perché erediterà la terra. Pensate alle situazioni di conflitto, no? Quando ci sono gli scontri. Tante volte perché ci lasciamo andare all'offesa nei confronti dell'altro? Perché vogliamo aver ragione. E quindi la strategia qual è? Ti devo abbattere a suon di parole o peggio a suon di insulti. Cioè, in quel momento noi cosa stiamo difendendo? Questa è una bella domanda da farvi anche dopo magari che siete caduti. Cioè, cosa sto difendendo io quando faccio così? Perché devo andare contro l'altro? La mitezza non degenera in questo, non vai contro l'altro, ma sei con l'altro. Lo stai amando, gli stai dicendo la verità, ma senza degenerare in una forma di aggressività che fa male all'altra persona. Allora diventa mitezza, affabilità, dolcezza, saper dire le cose senza andare, vi ripeto, in una forma violenta e aggressiva. E quindi diventa anche docilità nel lasciarci condurre pazientemente dal buon Dio. Concludo con una storia che penso racchiuda un po' tutto. Forse la conoscete, chi ha letto I Promessi Sposi ricorderà che c'è un episodio di Fra Cristoforo che è molto bello. Ecco, quest'uomo, dopo che uccise una persona, divenne poi frate e un giorno andò ad incontrare la famiglia di quest'uomo che uccise quando era prima ancora nel mondo. Allora tutta la famiglia di quest'uomo ucciso si schierò tipo forche caudine, pronte in modo da rendere la cosa ancora più umiliante, e ricordando com'era Fra Cristoforo prima, se lo aspettavano orgoglioso, arrogante. Quando videro arrivare questo frate e lo videro inginocchiarsi davanti a loro e chiedere umilmente perdono, furono smontati tutti quanti. Dopo un attimo di titubanza, vedendo il suo atteggiamento, gli andarono vicino e lo abbracciarono, e fu un momento bello di riconciliazione. Sono i miracoli che è capace di fare l'umiltà e la mitezza, quei miracoli che Dio vuole operare nel cuore di chi lo accoglie, quei miracoli che può operare se davvero impariamo a viverle.